faccio vedere un classico esempio di giacca napoletana. Un blazer, un petto, porta una mezza fodera di seta, il dietro è completamente sfoderato e la manica è completamente sfoderata. Questa è proprio una tipica giacca napoletana, completamente sfoderata, senza fodera nelle maniche. Una giacca che veste esattamente come una seconda pelle. Qui troviamo la leggerezza del prodotto, quindi la struttura leggera. Come vi posso far vedere, non ci sono spalline nelle spalle e le fodere interne, come possiamo chiamare trina di cavallo e canvas, sono molto morbide. Io riesco a prendere la giacca e stropicciarla elegantemente. Questa è la struttura della giacca. Andiamo a vedere i dettagli della giacca che sono tipici napoletani. E qui troviamo sul davanti una tasca applicata. Questa tasca applicata viene chiamata appignata, ha delle forme tondeggianti, abbastanza stilizzate. Questa è classica di una tasca applicata napoletana. Il taschino al petto, troviamo qui un'altra piccola definizione di stile napoletano. Qui la tasca è tagliata a barchetta, non è dritta, ma cerca di elegantemente arrivare un po' verso l'alto. Questi sono tanti piccoli dettagli di stile che sono inconfondibilmente napoletani. Possiamo vedere anche l'impuntura a mano, che lungo il taschino e anche lungo i baveri c'è una doppia impuntura, una verso il filo del bavero e una un po' più internamente. Questo è proprio un classico delle giacche sportive e noi la chiamiamo a doppia impuntura, danno un'esteticità più aggressiva e diciamo un'artigianalità più accentuata. Altro aspetto della giacca napoletana è la spalla. Come possiamo vedere in questa giacca troviamo la spalla a camicia. In questo caso vediamo tutte queste pieghe sul bordo della giacca, così come l'effetto di una camicia. Il non avere spalline e questa conformazione dà un look più sportivo che viene chiamato nella sartoria napoletana spalla a camicia, dove proprio riusciamo a vedere tutte queste piccole pieghe. Ultimo dettaglio sono i bottoni alle maniche. Classici della bottonatura napoletana sono i bottoni che si chiamano in inglese overlapping. Uno va a finire sull'altro. Mio padre dice sempre i bottoni si devono baciare l'uno con l'altro. Come rigorosamente vuole la sartoria napoletana e il prodotto fatto a mano, i bottoni si devono poter aprire. Ultimo accenno a una giacca napoletana sono anche i bottoni del davanti. Questo forse lo posso far vedere meglio sulla mia giacca. Questa giacca è tagliata a due bottoni, ma il terzo è nascosto. Questa si chiama un taglio a tre bottoni su due. In poche parole abbiamo un davanti più aperto in modo da avere uno stile un po' più moderno, più sportivo. Questa è una cosa proprio che si può fare solo nella sartoria, perché questo bavero rollato, come si dice in gergo, a mano riesce a far sì che l'asola viene montata al contrario e che esteticamente si vedono solo due bottoni, ma internamente ci sta il terzo a cui non verrà mai abbottonata la giacca.